Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. Nel video di oggi andrò a recensirvi un prodotto che ho scoperto da poco, diciamo. Ed è questo della Sunsilk. Ed è un trattamento intensivo per ricci da sogno. Avevo provato tempo fa un prodotto simile a questo ed era, se non ricordo, a base di cocco. E se volete dargli un'occhiata a questo video per vedere un punto cosa dicevo e come mi ero trovata, vi lascio il link in descrizione così potete andare a vedere e così capirete come mi sono trovata io e tutto, diciamo. Ma oggi il protagonista sarà lui. E farò l'abbinamento di questo trattamento intensivo con il gel proteico di Divina. Quindi andremo a vedere un po' questo abbinamento come sarà. Però una cosa che voglio fare è, diciamo, non mettermi a contare le dosi. Ecco, andrò ad occhio. Perché con le dosi non mi sono trovata bene che i capelli mi rimanevano senza prodotto, quindi andrò a sentimento e vedremo come andrà. Questo prodotto ha un packaging da 180 ml e un PAO di 12 mesi. Tutto il potere di un trattamento intensivo in una formula d'azione ultra rapida per capelli ricci definiti in un solo minuto. La formula Colori Preziosi è ideale per capelli ricci, secchi e danneggiati, proprio come i miei, praticamente. Ripara i danni e nutre intensamente, per darti ogni giorno onde ricci extra morbidi, elastici e definiti. Non aver paura ad usarlo ogni volta che lavi i capelli. Un minuto wow, nutre intensamente senza appesantire. Dopo il lavaggio, applica uniformemente sui capelli. Se hai capelli lunghi, applica a 5 cm dalle radici fino alle punte. È come se io sapessi quanto sono 5 cm. Vabbè, più o meno farò come sempre, diciamo. Massaggia e lascia in posa per un solo minuto e risciacqua. Utilizza ad ogni lavaggio. Evita il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente. Per capelli ancora più incredibili, prova tutta la linea Sunsilk Ricci da sogno. E poi consigliano lo shampoo, diciamo, uguale alla linea, oppure uno shampoo generico. Vi lascio la descrizione dell'INCI, sempre qui sopra. Ovviamente non è un prodotto bio, questo è un prodotto da supermercato, però è un prodotto economico. Come shampoo andrò ad utilizzare sempre lui, che per ora mi sto trovando bene, quindi non ho intenzione di cambiarlo, ecco, diciamo al momento. E per quanto riguarda lo shampoo, solitamente faccio due passate, ecco, di shampoo, però secondo me o ne fate uno o ne fate due. E il risultato non dovrebbe cambiare, dipende da quanto sono sporchi i capelli e da come vi sentite voi. Anche di solito faccio così, decido al momento, quindi niente di che, diciamo. E come dose di shampoo ne uso 20 ml di solito, ma nulla vi vieta di utilizzarne meno se non volete che, insomma, lo shampoo faccia troppa schiuma. Vi avrei detto che vi avrei aggiornato sul gel proteico, sulla durata, diciamo, e purtroppo, essendo che comunque le dosi non riesco ancora a capirle, sento sempre che metto poco prodotto e quindi mi durano poco. Però non voglio dare la colpa al gel proteico totalmente, anche perché ho provato diversi prodotti, anche il gel ardecemento, e purtroppo tutti quanti mi stanno durando poco al momento. Perché sarà con i capelli troppo danneggiati, perché a giugno ho fatto una decolorazione. E tra quello e la caduta dei capelli, forse è questo. Quindi dovrò appunto
e aspettare per vedere dei miglioramenti nei capelli, visto che al momento faccio la solita tinta senza ammoniaca, quindi dovrei passare all'Enè, ma i tempi di posa per me sono troppo lunghi, ho problemi con la cervicale anche, quindi non me la sentirei al momento. A parte che non ho tempo ora come ora. E poi ci penserò. Prima di lasciarvi al procedimento dello styling, così vi faccio vedere come metto il gel proteico di Divina, ci tenevo a consigliarvi il mio canale. E quindi volevo consigliarvi di iscrivervi e attivare la campanellina qui sotto per ricevere sempre le notifiche sui prossimi video. Rieccomi. Adesso andrò a pettinare i capelli. Perché voglio provare la tecnica del raking, non so se ne avete sentito parlare, ora lo vedrete, e se non faccio questo, non lo posso fare, diciamo. Però comunque sto notando che con questo balsamo riesco a pettinare meglio i capelli. Balsamo, insomma, trattamento intensivo, sarebbe una maschera fast, forse, diciamo. Sì, devo dire che funziona. Adesso mi stavo vedendo i capelli secchi di nuovo, però pettinandoli sto notando la differenza rispetto alle altre volte. Quindi dico, già vi posso dire che per me è top. Ve lo posso consigliare. È molto meglio di alcuni prodotti che li avevo presi più cari, ma tipo che per la districabilità dopo, insomma, tipo la maschera della carniera all'aloe, sì, non è male, ma a livello di districabilità, insomma. Adesso li bagnerei un pochino, anche se, insomma, li sento abbastanza bagnati. Adesso non potrò fare come le altre youtuber che lo mettono così a caso e lo passano, perché io poi ho rischio che viene uno schifo oppure che è troppo. Quindi non vorrei fare così. E adesso vediamo un po' come poterlo fare. Di sicuro li divido a zone adesso, come potete vedere. Non direi di fare così. Magari ecco in due parti. Il prodotto ha un odore abbastanza buono. Devo dire, non dà particolarmente fastidio. Adesso, insomma, andrò ad occhio. Penso che più di questo, non lo so, vediamo adesso come lo sento. Secondo me ce ne vuole un po' di più, poi spero di non sbagliarmi. Ma ne ho messo giusto un goccino. Adesso dovevo metterlo così, però mi devo abituare, va, datemi tempo. Poi crunch. Ora c'è, va di moda questo doppio crunch. Vediamo. Ok. Questo qua ho più capelli, quindi mi conviene abbondare un po'. Grazie.
tanto parto con questa parto con questa dose qua. Penso che dovrebbe andare, vediamo. Ecco, vediamo un po' se... vedete già, faccio un po' di difficoltà. Ho i capelli veramente in pessimo stato, quindi se mi riesce... Adesso ci attacchiamo le mani e bagno i capelli dall'altra parte. Ora, diciamo da questa parte, ho meno capelli, quindi... devo fare meno prodotto. Non mi voglio arrendere col gelatino, come dicono tutte, bisogna trovare la dose giusta, quindi non mi voglio arrendere, soprattutto perché è un prodotto molto leggero, quindi un peccato lasciarlo nell'armadio, diciamo, anche perché comunque è costato 10 euro, non è che è costato poco questo prodotto. Quindi devo cercare per forza di capire come funziona. E questa comunque è una cosa che sto sperimentando oggi, quindi a sorpresa. Però ovviamente se vedrò che sente poco dovrò aumentarle nuovamente. Vediamo. Questo mi asciugo un po' le mani perché non vorrei poi di andare in over di acqua. Io direi che due pump di questo dovrebbe andare bene. Facciamo così. Io direi che con questo vi potete anche avvicinare un po' di più. Questo passaggio è importante, se no la definizione del rischio si perde. No, da non dimenticare mai. Adesso, come fanno, diciamo, la maggior parte delle youtuber, farò la tecnica dell'asciugamano in microfibra, che io sto utilizzando questo della Decathlon, però l'andrò a fare proprio pochissimo perché non vorrei togliere il prodotto. Ah, una cosa che si potrebbe fare, diciamo, che magari stavolta provo a fare proprio un pump e andare poco poco più in alto. Se si aveva un pettine di quelli afro che ho visto in diversi video, sicuramente veniva ancora meglio, anzi da fare prima di mettere il prodotto, visto che comunque l'ho diviso, mi conviene prima fare un lato e poi l'altro. In alternativa, se non avete la tovaglia di microfibra, potete utilizzare una maglia di cotone, una maglietta di cotone, ma io non l'avevo, quindi ho utilizzato questo.
niente, ci vediamo dopo con il risultato finale. Rieccomi, questo è, diciamo, il risultato. Forse questo non mi è riuscito parecchio bene, ecco, questo ciuffo qua. Troppo poco prodotto. Bisogna vedere se comunque questa tecnica dell'asciugamano non mi abbia tolto prodotto. Comunque sì, il risultato non è male di per sé. Solo che il discorso è sempre che... non so, sempre che metto poco prodotto. Però una cosa bella, come vi ho detto, di questo prodotto di gel proteico è che non ingrassa completamente i capelli. Quindi per me questo già è buono. Però i capelli hanno sempre poco prodotto. Quindi dovrò ancora sperimentare, continuare a sperimentare. Comunque la recensione di questa balsamo invece è positiva, posso dirvi che è positiva. Vedete, è sempre così, sembra sempre che ci sia poco prodotto. Beh, prossima volta magari proverò senza usare l'asciugamano. Abbondando un po' di più magari. Solo che non so quando lo potrò fare, perché prossima volta registrerò un altro video per voi e voglio fare, diciamo, una cosa un po' più carina. Vi farò vedere la tecnica mousse gel mousse, ma non vi dirò quali prodotti usare. Questa sarà una sorpresa per il prossimo video. E niente. Questo è tutto, ci vediamo presto con un prossimo video.